Ti va? Vieni, vieni. Che... Perché vi siete separati? Ci siamo separati, ma innanzitutto non essendo stato nessuno a metterci insieme, lo abbiamo deciso noi. E noi avevamo sempre detto, siccome siamo sempre stati autori di noi stessi, quando non ci sarà più la creatività, non ci divertiremo più a inventare, forse per evitare di ripeterci e di lasciare di noi un'ultima immagine non a livello della nostra immagine consueta, forse è meglio interrompere, staccare. Anche questa è una scelta coraggiosa comunque, perché scelta coraggiosa. Era più facile forse proseguire, sì. Visto che non avete mai litigato poi, no? No, non c'è poi stato un motivo di... L'amicizia è continuata, però evidentemente non c'era più quella... Anzi, quella forza creativa che avevamo all'inizio, no? Abbiamo scritto di tutto, io credo che no. Tra la radio, la televisione, quant'erano le puntate, 42 puntate di Domenica In con 3 sketch a puntata, I Promessi Sposi, cioè, fantastico. Partiamo dalla tua famiglia. Il fatto che tu lavori ogni sera fino a tardi e poi giri per l'Italia, ti porti appresso tua moglie e le bambine o vivono ferme in un posto? No, loro quando possono mi seguono, chiaramente lei va a scuola, quindi quest'anno è già un po' meno, un po' più problematico il fatto di seguirmi. Io spero, non so, cerco di guardare la regia, nel senso mia moglie, spero di sapermi barcamenare e di avere... Abbastanza. Sì, insomma, non credo di essere talmente assorbito dal lavoro da dimenticare la famiglia. Io vero? Ho la fortuna, sfortuna di avere una moglie che non ha mai riso per le cose che faccio. E come cioè io le provo davanti a casa, davanti a lei, e lei mi guarda. Sì. Se fa così, è un successo clamoroso. Vado ovunque. 48 anni insieme e non ti ha mai concesso una risata. No, poi qualche sorriso me l'ha concesso. Però era proverbiale questo, perché il tormentone del trio era sempre quando creavamo i pezzi. Il giorno dopo tornavamo insieme allo studio e Anna e Massimo dicevano: Laura che dice? Perché era sempre a sorriso. Allora si può fare, insomma. Era il tuo giudice supremo. Sì, è sempre stato. Ti sei ripreso tuo padre accanto. Sì, esattamente. Andiamo al 2008, non esiste più la mezza stagione, Reunion. In quel periodo la donna ha fatto l'uovo, sono cavoli suoi! Grazie. Mi fai ridere. La ringrazio. Tantissimo. Fai ridere. Allora. Ma non solo. La cosa fantastica è che ridiamo, noi ridiamo, continuiamo a ridere con lei. Noi anche perché il sesso maschile vi riguarda. Noi ci siamo conosciuti in sala di doppiaggio con Anna Marchesini, siamo conosciuti al doppiaggio e ne facevamo di tutti i colori. Cercavamo di ridoppiare tutti i film alla maniera nostra all'interno della sala e ci cacciavano addirittura. Film drammatici, romantici, d'amore. Una volta, ti ricordi quella volta che ci hanno chiamato per doppiare un film che non era proprio pornografico? No, però diciamo che lo facevano dall'inizio alla fine, in senso, allora io e lui eravamo, no? Uscivamo a accademia, scuole, teatro, eccetera, ci hanno chiamato per farsi fiate. Sì, io ero l'uomo e lei la donna. Sì, questo... sì. E quindi... Che poi questo era una reunion, era anche un po' un addio perché Anna stava già male, no? Sì, vabbè, non avremmo mai pensato che se ne sarebbe andata di lì a poco. Sì, a rivederlo ora, certo. A rivederlo ora, uno pensa, sì, sono un periodo in cui uno sta male, poi si riprende, poi... Lei come ve la raccontava la malattia? Come te l'ha raccontata? Ma lei, io credo che non abbia mai avuto la sensazione di doverci raccontare qualcosa di negativo. Io ricordo... una ventina di giorni prima che se ne andasse, vedi che non riesco a parlare, una ventina di giorni prima che se ne andasse l'andai a trovare a casa, era a letto, non si muoveva, e mi raccontò
la trama del suo ultimo libro, che era È arrivato l'arrotino. E la capacità di raccontare, di evocare situazioni, veramente lei è stata una favolatrice stupenda, una raccontatrice straordinaria. E anche allora non aveva perso nulla di questo. Aveva le forze ormai allo stremo, però non riusciva con i suoi mille versi, le sue mille intonazioni, a dare comunque corpo a una cosa che era solo voce. Io vedevo tutto quello che lei raccontava come se fosse in tridimensione, qualsiasi cosa che lei evocava. E poi lo vedevi con il dolore di vedere un'amica così cara che non stava bene. Beh, certo, sì, sì. Lo vedevo. Cioè, è chiaro che uno vuole, in quelle situazioni, vuole sempre allontanare, certo, il pensiero estremo, però ti vaga sopra. Cioè, comunque quest'ombra c'è sempre, perché la difficoltà nel muoversi, perché insomma... E tu le hai mai detto qualcosa sulla sua malattia? O semplicemente non serviva perché bastava uno sguardo? Vi siete mai detti qualcosa? No, bastava uno sguardo. Cioè, poi c'era anche proprio il pudore di non dire determinate cose, di cercare di allontanarle, di relativizzare la malattia e cercare di essere sempre noi stessi, quelli del primo giorno che ci siamo conosciuti, quelli degli anni del trio, insomma. Io so che c'è anche una lettera che tu leggi ad Anna durante gli spettacoli. Ti va di rileggermela? Non mi interessa cosa fai per guadagnarti da vivere. Voglio sapere cosa ti fa soffrire, se sogni ancora di incontrare il desiderio nel tuo cuore. Non mi interessa quanti anni hai, voglio sapere se rischieresti di sembrare ridicolo per amore, per i tuoi sogni, per l'avventura di essere vivo. Non mi interessa quali pianeti sono in quadratura con la tua luna. Voglio sapere se hai sconfitto i tradimenti della vita o ti sei inaridito per la paura di soffrire ancora. Voglio sapere se riesci a vivere con il fallimento o comunque a rimanere in riva al lago e gridare alla luna piena d'argento: esisto. Voglio sapere se riesci ad alzarti dopo una notte di dolore, sfinito, profondamente ferito, e sorridere ancora ai tuoi figli. Voglio sapere se riesci a rimanere al centro del fuoco con me senza ritirarti. Voglio sapere se potrò ancora prenderti per mano, se avrò ancora il privilegio di specchiarmi nel tuo sorriso. Voglio sapere se anche nell'emozione di quell'istante, nel gioco inesauribile dell'essere stati in scena accanto a te, tu sei ancora qui, accanto a noi, Anna. La senti accanto a te qualche volta, Anna? Sì. Sì, la sento, anche se non ho bisogno di dirmelo, perché comunque, sai, vivere 12 anni come li abbiamo vissuti noi, certo, poi necessariamente una parte di noi l'abbiamo regalata e l'abbiamo presa dagli altri, per cui fa parte di me, del mio modo di pensare, di ragionare, del nostro modo di fare spettacolo. Io e Massimo facciamo uno spettacolo insieme dove siamo solo noi due, ma lei la sentiamo presente ogni sera. E la cosa più importante che hai imparato da lei, secondo te? È andare contromano in autostrada. No, non fatelo. Cioè, andare controcorrente. Pensare sempre che c'è sempre un modo che è contrario a quello che hanno fatto tutti prima di te. Pensare che c'è sempre un qualcosa di nuovo da dire, anche nelle situazioni tranquille, dove uno dice: ma è tranquilla, ma perché mi devo preoccupare, devo faticare per... No, trovare sempre un qualcosa che metta in crisi quella situazione, e poi si svela come la cosa geniale, insomma. Che è, diciamo, è un elemento anche un po' nevrotico, dopodiché è anche il bello della vita, perché poter fare questo vuol dire vivere la vita fino in fondo, coglierla in tutte le sue sfaccettature. Assolutamente, no? Sì, poi... Insomma, se no avremmo fatto fantastico, sarebbe uno, per fare un esempio lavorativo, abbiamo fatto I Promessi Sposi e veniamo ricordati per quello, perché anche lì andammo, certo, controcorrente in maniera molto coraggiosa. Ora pubblicità e poi L'ultimo specchio con Tullio Solenghi. Eccoci qui, siamo qui con Tullio Solenghi, abbiamo raccontato un po' di cose che ci hanno fatto bene al cuore e atterriamo sull'amicizia. Massimo Lopez. Ciao a tutti, ciao Serena, ciao Tullio, eccoci qua.
voglio sottolineare quanto sia grato a te per l'amicizia che si è sempre costantemente rinnovata. Non c'è routine in questo rapporto di amicizia, si è sempre sorpresi per qualche cosa. So che ci sei, sono felice per questo, mi hai stimolato moltissimo anche al lavoro stesso. Io spesso assalito dalla pigrizia, tu sei stato quello pronto a sostenermi in qualche maniera. Sembrano banali da dire, ma tengo molto al valore dell'amicizia. Per me è la cosa fondamentale. Amicizia e amore sono tutte e due delle A maiuscole e sono le cose che ti mantengono in vita per sempre. Credo che sia così. E Tullio è una grande A maiuscola. Bello. Meraviglioso. Te lo meriti? Non lo so, non devo essere io a dirmelo, però io credo che siamo capitati in una situazione meravigliosa. Cioè, riuscire a lavorare col tuo migliore amico credo che sia una cosa che possano dire in pochi. Anche avere un po' per collega di lavoro, per socio, per complice il tuo ma migliore. Ma quindi voi andate anche in vacanza insieme, è capitato? No, non... poi ognuno ha le sue... Okay. Anche perché io ho famiglia, lui non ce l'ha, nel senso che non ha figli nipoti o figlie e nipoti, però questo due figlie femmine e due nipoti maschi, e due giusto? Nipoti maschi, sì. Nessuno di loro vuole fare, ha intrapreso carriere artistiche? È ancora presto. Cioè, parli dei nipotini? Nipotini, sì. No, no. I nipotini ancora presto, no, figlie, il piccolo no. L'ho già iscritto alla SIAE, però... Senti, la cosa più pazza che avete fatto insieme, a parte tornare, siete tornati, beh, tu e Massimo siete tornati in, l'abbiamo detto, no, a teatro con Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show. E dico, ma c'è stata una cosa che tutti e tre avete fatto particolarmente scapestrata, non so... oltre a quelle che già ci hai raccontato. Mi ricordo, siamo andati a fare un viaggio nelle mete di Colombo, di Cristoforo Colombo, perché dovevamo fare una trasmissione sulle Colombiadi, sulla figura di Colombo. Però non abbiamo, allora era per la prima volta, abbiamo voluto usare il telefonino, parliamo di 25 anni fa, quindi era una cosa, la RAI, cioè avevamo un contratto con la RAI, dovevamo avere dietro un cameraman, una truppa, abbiamo rinunciato a tutto, abbiamo detto facciamo quello che vogliamo noi e abbiamo fatto delle vacanze completamente folli, riprendendoci come ci si riprende adesso, però adesso è diventata una cosa usuale, no? Ormai il selfie, la cosa, certo. Ma allora era una cosa che, ecco, quella è stata veramente una cosa folle, perché anche i momenti del famoso backstage, il dietro le quinte, diventavano comunque trasmissione o comunque puntata da far poi vedere al pubblico. E quando vi vedevano arrivare nei locali americani, cosa facevate? No, sai, scherzi, cosa? Cioè, lì poi eravamo assolutamente sconosciuti, quindi, però già un meglio, po', così un po' uno di, può. Di follia traspariva anche se non si sapeva chi fossimo. Quello sicuro. Di sicuro. Ai tuoi nipoti cosa auguri? Beh, auguro di avere sempre una visione della vita come di un qualcosa, come di un regalo, di qualcosa di meraviglioso da godersi ogni giorno e avere sempre, come ce l'ho ancora io, il gusto di la passione di un qualcosa che ti deve capitare, se un'avventura nuova ogni volta, lavorativa, affettiva, c'è qualcosa che debba sempre portarti all'adrenalina della vita, insomma. E il tuo regalo più bello qual è stato? Il regalo più bello che ti ha fatto la vita? Le mie figlie e i miei nipoti, assolutamente. Grazie Tullio Solenghi e per mia essere moglie, stato con per noi. Carità. Sì, certo, soprattutto perché se n'era. No, se non c'era lei, le figlie e i nipoti non c'erano. Ma c'è, è tutto un equilibrio. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie.